Una serata di emozioni per Monica della Valle d'Aosta è stata protagonista del noto game show Affari Tuoi il 20 novembre. Accompagnata dal marito calabrese, Monica ha affrontato sfide emozionanti, dimostrando tenacia nonostante le difficoltà iniziali. Il legame con il numero 15, rappresentativo del suo primo figlio nato nel 2015, ha portato fortuna durante la partita, culminando con il pacco della lotteria del valore di 5 euro. Il conduttore Stefano De Martino è stato entusiasta di fronte alla fortuna di Monica, creando un'atmosfera coinvolgente nello studio. Tuttavia, la sfortuna ha colpito alla fine, quando il pacco da 100.000 euro si è rivelato contenere solo 100 euro, sollevando dubbi sulla trasparenza del programma. Le indagini di Striscia la Notizia hanno messo in discussione le probabilità di vincita con il professore di statistica Vincenzo Mauro, che ha espresso perplessità sulla veridicità degli eventi. Nonostante le polemiche, il pubblico continua ad apprezzare De Martino per la sua capacità di intrattenere e coinvolgere gli spettatori. In una recente intervista, il conduttore ha sottolineato l'importanza di dimostrare la verità riguardo alle indagini di Striscia la Notizia. Grazie ai suoi risultati di ascolto record, De Martino ha conquistato il pubblico, mentre in TG Serco ha faticato.